un filo di seta floss a questa altezza ed inseriamo subito dopo delle codine verde oliva scuro. Scendiamo uniformemente verso la curvatura. Ecco, effettuiamo il classico passaggio sotto. Andremo ora tingere la parte superiore con un pennarello marrone scuro in questo modo. Andremo adesso a rigirare su se stessa più e più volte la seta floss di montaggio, come abbiamo già visto diverse volte. E con lo stesso andiamo a creare la segmentazione. A questa altezza bloccheremo con un filo molto molto più sottile. Togliamo la seta, spianiamo il tutto. Ora formeremo con l'aiuto del solito attrezzino un'asola sul filo di montaggio. Dove applicheremo una piccola quantità di pece. Nell'immediatezza prendiamo del col de canard da questa sede già predisposta. Per l'esattezza è un col di canard grigio e un col di canard oliva, due piume di diverso colore. Andiamo a tagliarla in questo senso. Togliamo i calami ormai puliti e inseriamo all'interno della nostra pinzetta. Andiamo a stringere i due fili e iniziamo la rotazione per formare il collarino. Giriamo più e più volte, dopodiché andremo a montarlo. Blocchiamo in testa con cura. Andiamo a
Ora solleviamo per quanto possibile il tutto verso l'alto, in questo modo, rasando anche la parte sottostante. Effettuata questa operazione, andremo a piazzare subito davanti un Eccles Badge largo di un collo di gallo indiano, tinto di verde. Serriamo accuratamente. Andremo ora con lo stesso ad effettuare un paio di giri, spingendo comunque sempre il tutto indietro. Blocchiamo. Andiamo a togliere ciò che non serve. Completiamo con la testa. Annoderemo. Controlliamo la disposizione della scarsa quantità di Eccles inserite. Applichiamo per chiudere il tutto una goccia di vernice. Ed abbiamo così terminato. Grazie dell'attenzione.